Ui, brutto pezzo di camperista, come stai? È da un po' che non dicevo questa frase. Mi trovo a Passo Tremalzo, un luogo che conosco molto bene perché qui ho passato l'infanzia e l'adolescenza. Alle spalle vedi un Ducato 540 con allestimento Leica, che ho provato, testato e ci ho vissuto per 6 giorni. Sono in compagnia di Claudio con il suo Volkswagen, ti ricorderai sicuramente di lui. E questa sera, come ultima sera, siccome siamo passati da Rovereto, ho detto mughiera da Micani che li porto a farsi una passeggiata. Comunque, cosa vedrai in questo video? Farò un potpourri, un mix di quelle scene che sono riuscito a girare col telefono e ti voglio far sentire anche cosa si dicono gli attori mentre la camera registra per dei video che saranno senza audio. Questa è una cosa molto interessante perché ce ne siamo dette veramente di tutti i colori, ci siamo divertiti un mondo insieme a Giorgia e Alessandro. Devo dirti che ho dormito bene, anche con il finestrino aperto. Pronti ad andare a svegliare gli altri. Questo è il piede a terra di Claudio, come vedete, classico uomo single. C'è una mano che esce da una tenda. Buongiorno. Why can we be friends? Why can we be friends? Io voglio essere tuo amico perché mi fai sempre il caffè. Questa è la stessa ragione per la quale non ci riuscirai mai a essere mio amico. Ok, ho questi momenti di pausa adesso. Secondo giorno di shooting, è andato molto bene oggi, è andato un po' più fluido, ieri siamo partiti un po' di ritardo, poi era il primo giorno, la prima giornata è sempre così, ci si conosce un po', si vede come si lavora e com'è il lavoro, anche perché ragazzi, Alessandra e Giorgia per la prima volta, diciamo, vestono i panni di modelli. Il tuo profilo, mentre allora, sorridi, parli con il maschio alfa. Indica tra il maschio alfa. Ma io guarda. Indico, tu devi guidare. Ah, tesoro, sì, ma ovvio. Ma meraviglioso. Dai, vai. Può anche scapperarti. Ah. puoi attaccare le caccole su tuo marito, tra l'altro, che sta guidando e non può fare niente. Tipo ti giri di colpo e dici, minchia, fa veramente cagare, amore. Diglielo, amore, diglielo. Ma fa cagare qua. C'è la nebbia. Torniamo su Tremalzo perché giù in valle faceva caldo. Per finire, siccome ci sarà un bel tramonto, abbiamo lo spot perfetto con la luce di taglio, proprio il sogno della van life che si realizza, e abbiamo deciso, torniamo su, ci sono anche i nostri amici Flemi e Manu, per cui come ieri sera birrettina, grigliatina e buona compagnia. Siamo arrivati a Tremalzo, stesso posto dove eravamo ieri sera e l'altro ieri sera. Qua almeno si sta al fresco, si sta tranquilli, non c'è nessuno, possiamo fare un bel focherello. La Manu e Flemi dovrebbero aver comprato tutto l'SSR. La temperatura, come dicono i nostri amici d'Oltralpe, è più aggreabile e staremo qua fino a domani mattina. Poi scendiamo in valle, andiamo a fare le riprese con quel mezzo lì, l'Adria 6 metri, e poi probabilmente ritorneremo su anche domani sera. Qua è un bel posto per stare. Per il momento abbiamo finito una parte di riprese dove abbiamo messo in scena una cena a base di insalata. Sono partito. Motore.
attenzione. Io parecchio, eh. Amore, sì. Amore mio, ma il trekking di oggi... Bello, fantastico. Lo rifacciamo? Sì, mi sono rotto il gomito. Che ridere, spettacolo. Comunque dai, anche tu, bellissimo. Giorgio, guarda, lo parla con lui. Ma senti, domani che puoi fare? Guarda, domani facciamo un emerito cazzo. Ah, infatti. Sasitsu cazzo, canne minchia. Questo pane, casareccio. Guardalo. Ah, ciao. Ciao, amore. Ciao, Bicco. Sto leggendo un libro bellissimo. Tu? Una cazzo di tazza. Fantastico, continua a leggere, ok? Vai, non ti rompo i coglioni, figurati. Sei proprio interessato a questo. Un infarto nella zona temporo-insulare destra. Ma che cazzo te leggi? Intanto vediamo che ci facciamo la griglia qua per noi. C'è il master focaio Flemi che ci pensa al fuoco, proprio il DJ con due barbecue, zic, zic. E vabbè, abbiamo praticamente occupato tutto il parcheggio, abbiamo lasciato là il Ducato perché serve ancora per delle riprese che vogliamo fare quando diventa un po' più scuro, con le lucine quelle classiche da van life e una scenetta un po' romantica con un caffè caldo, un tè caldo prima di andare a dormire. Dun 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 dun. Ci siamo? Sì, dai, se vuoi farlo. Aspetta, consultatevi un attimo. Dai, ci danno azione, no? Azione. Ok. Guarda, mo. Io però aprire la finestra. Sì, che fa un po' caldo. Secondo me ha scorreggiato, perché sì, c'è proprio una puzza di merda che non c'è niente da ridere, ma voi riderete lo stesso. Adesso... raga, non è proprio... Allora, hai partito. Ok, azione. Allora. Sì, no, ti volevo dire... La super cazzola blematurata. Qua c'è il canyoning. Minchia. Bellissimo. Bellissimo il canyoning. E poi le polpette, batte col culo. E quante ce ne stanno? L'influenza di Armando ti sta un po'... Adesso... Una meritata birra fresca. Dopo questa giornata di lavoro ancora non finita, che ci sono ancora un paio di riprese da fare, ma in 10 minuti risolviamo, aspettiamo solo buio per riuscire a dare il migliore effetto in questa cosa idilliaca che si chiama van life, che è tutto bello, tutto è felice, si vedono posti stupendi e si caga nel secchio. Fai lo spiedino? Questa è una costine di tofu. Sì, ci sono le alette di pollo di ieri, che queste me le mangio io. Di whisky proprio. Però non faccio mai da soli. Andiamo verso il punto 3G, che non è un luogo del corpo femminile, ma l'unico posto dove si becca il 3G qua a Tremalzo, girato qua all'angolo. Vabbè, vediamo, la serata molto piacevole, chiacchierate, il focherello da mangiare. La giornata è finita. Allora, le mie impressioni su questo veicolo. Sì, c'è spazio, ha una buona guidabilità, per me comunque rimane troppo largo, troppo comunque grosso, con delle difficoltà su dei piccoli sterrati in salita, insomma, comunque pesante. La cosa che non mi convince, non lo so, sarò di parte, però non ha un'anima. Siamo al campeggio al lago per l'ultima giornata di riprese domenica. Qui finiremo la giornata con Alessandro, Giorgia e loro figlia. Devo dire che è stato molto bello avere l'onore di lavorare con una persona che è stata alla canottieri, la mano sul cuore, perché era la selezione italiana per un futuro migliore, la canottieri nazionale, cioè, per cui veramente mano sul cuore, braccia rubate al canottaggio. Siamo stanchi là? Un po' stanchi, li ho fatti sudare i ragazzi, loro pensavano di farsi 3 giorni di vacanza in Trentino. Li ho fatto un paiolo così, sono stati bravissimi però.
abbiamo veramente realizzato tantissime belle immagini, scena di vita quotidiana in camper, la coppia sportiva, la famiglia con cane, bambina. È stato molto, devo dire, ci siamo anche divertiti. Ci siamo divertiti? Sì. Ecco. Con l'Armando ci si diverte quando si lavora, poi dopo lavoro si incazza. Siamo arrivati a Tremalzo, i misteri dei camper fatti col culo. Claudio stava salendo con il camperozzo e a un certo punto in un tornante si è aperto uno degli armadietti, che io dico, ma com'è possibile che si aprano, perché c'hanno i push and pull, per cui, e sono venuti giù dei piatti di ceramica facendo il danno. I piatti di ceramica rotti, questo è il mobiletto che si è aperto, che non, è impossibile che si apra perché tu lo devi chiudere per farlo aprire. Adesso qua si è aperto e questo è il danno sul tavolo provocato dalla caduta dei piatti di ceramica. E in tutto questo non abbiamo ancora finito di lavorare, perché dobbiamo fare i backup del materiale girato oggi, backup io, backup Claudio, così abbiamo tutte e due, siamo tranquilli. Dobbiamo cucinarci qualcosa, c'è del formaggio e delle salamelle che sono rimaste in furgone tutto il giorno, ma non in frigo perché non so come farlo partire. Non so neanche che batterie dei servizi ci sono montate. Questo dovrebbe essere il furgone da fiera. Eh? Andiamoci in un posto bello a 10 metri da qua. Andiamo in un posto bello a 10 metri da qua dove il wifi non prenderà. Barapababababà. Questo è il posto bello. Qua siamo stati l'anno scorso con Carlos e Matteo o Marco. Wow, che bel posto, così diverso da quel posto. E comunque domani e dopodomani continueremo le riprese. Domani facciamo le dronate, i passaggi del furgone qua in queste zone, in una strada forestale chiusa al traffico, ma abbiamo il permesso del comune di Pieve di Ledro. Nel pomeriggio magari sempre qua in mezzo ai campi un po' di dettagli del furgone, la parte fotografica per il catalogo. Ah, c'è una bruschetta nell'occhio. Dopodiché martedì faremo lo stesso con il camper, ma nella zona del lago, intorno al lago di Ledro. E poi martedì sera riporteremo i due mezzi a Rovereto, poi io tornerò su a accompagnare Claudio e ritornerò mercoledì mattina a Rovereto, dove i clienti vengono a prendere i due mezzi. Questo furgone si chiama Bianco Sperma. Una meritata birretta fresca. Ah, oh, sì. Best Brau, birra delle Alpi e dell'Eurospin anche. C'è il scavatacolo? Sì. Oh, la situazione dentro al Ducato è delle migliori. C'è un po' di casino. Fortunatamente non ci vive, però questa è la situazione. Quelli sono i materassi della Linette. Non so se per questo mezzo o per l'altro. Poi ci sono un po' di sedie, il mio zaino, tanto un po' di cosine, insomma, io dovrei raggiungere il letto. A me non piace sta roba, un corridoio troppo stretto. E di gavone, devo dire, sì, c'è dello spazio, ma non è organizzabile in maniera molto sensata, non lo so, non mi gusta. Adesso vediamo di spostare un po' di cose e raggiungere la postazione a letto, farci una bella dormita. La mia GoPro! Via! Spostato di nuovo. Il letto è fatto. Il telefono da mettere in carica. Ah, qua il telefono. Lo stavo cercando. 5, 2 ampere e mezzo, mortacci, si consuma. Va bene, buonanotte.